Bene, bene, buonasera, buonasera a tutti da Radio Onda 2 TV. Qui intercettiamo alcuni ballerini. Buonasera, lei si chiama? Lombardo Gaetano. E voi siete di quale associazione? L'associazione La Cometa. L'associazione? La Cometa di Riese. La Cometa, come vi trovate in questo momento? Siete pronti? Prontissimi. Avete molta esperienza? Un pochino. Un pochino. Auguri, auguri allora. Poi abbiamo le signore, credo, dell'associazione? Nudenze di Riesi. Nudenze di Riesi, altra associazione che parteciperà a questo spettacolo di questa sera. È da molto tempo che ballate? Sì. Quanti anni? È un 4-5 anni. 4-5 anni, bene, grazie. Lucia? Lucia, vieni. Allora, abbiamo poi, Giulio, puoi venire, puoi venire? Abbiamo il presidente dell'Associazione del Sole, Hauser Lucia. Ciao, l'Associazione del Sole Hauser di Mazzarino, vuoi fare qualche domanda tu, Lucia? Sì, come sono stati i preparativi? So che da un bel po' che vi preparate, che vi organizzate, so che fai sempre le cose per bene, per questo ti conosco. Cerchiamo di realizzare qualcosa di positivo e di bello per le persone che stasera sono qua a vederci, però è molto impegnativo. Perché ognuno ha la sua famiglia, toglie un po' di tempo alla famiglia e si occupa su questo ballo. Però noi lo facciamo con amore. Ne vale la pena, sì, dai. Sì, lo facciamo con amore e passione. Bene, grazie. In bocca al lupo. Vediamo di intercettare Lucia se c'è qualche altro rappresentante di qualche altra associazione. Lo facciamo venire qui per il backstage. Sono dentro? Non vedi nessuno? Allora, intanto possiamo, come dire, amici telespettatori di Radio Onda 2 TV, potete seguire, dicevamo, lo spettacolo su Radio Onda 2 TV, potete anche rivederlo se volete domani. Qui c'è molto fermento e i ballerini in costumi molto belli si preparano per questo grande evento. Allora, buonasera. Buonasera. Sì. Lei è? Salvatore di Dio. Lei che ruolo ha nell'associazione? Sono un socio normale. Ma ballerà stasera? Certo che ballo, sono un maestro. A che età? Scusi. A che età? No, no, lei che età ha? Scusi. 75. 75 anni? 75 anni di ancora balla? Certo, ci mancherebbe. Bene. Complimenti allora, complimenti. Lei invece è? Domenico Rintone. Di Riesi? Di Riesi. Il ballo è anche un motivo di stare insieme, di socializzare? Ovviamente, certo che è un motivo di socializzare, si spera questo. È una cosa che vi appassiona tanto? Sì, sì, certo. Sì, sì, sì. In bocca al lupo allora, in bocca al lupo. Vuoi dire se li puoi tenere tutti e due insieme, così hai dentro e fuori, se no non si sente. E allora... dovremmo essere quasi pronti, capirete che un evento di questo tipo insomma richiede molta organizzazione. Le associazioni che si esibiranno sono 7, compresa la scuola di ballo di Rocco e Lucia, che appunto ha organizzato sotto la direzione artistica di Rocco, ha organizzato questo bellissimo evento. Rocco, come vanno le cose? No, va bene, comunque come ogni anno è sempre in crescita, è bella partecipazione, e siamo contenti tutti di affrontare questa bella serata in piena armonia, e in serenità, e tutto, facciamo vedere le associazioni di danza e tutto quello che faranno durante l'anno, quello che fanno, in uno sport sano. Cioè, invito tutti magari a frequentare una scuola, un'associazione, dove sicuramente avranno del tempo sano da passare. Quindi un motivo di socializzare, Lucia, di stare insieme, un divertimento è il ballo, Lucia?
E come? Sì che è un divertimento, un passatempo molto ma molto bello. Allora, io intanto avrei il mio. Che dite se iniziamo? Allora, iniziamo salutando il pubblico. Buonasera carissimi, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, Paolo Bognanni, un applauso a Paolo. Lucia, un applauso alla grande Lucia, grande istruttrice, maestra di ballo insieme a Rocco. Hanno creato una grande realtà. Grande, quanto che faccio a dieta, mi dici grande? Stai benissimo, per la dieta stai benissimo, Lucia. Grazie, grazie. Allora, dicevamo, lo spettacolo è stato messo su, ovviamente su iniziativa della congregazione, della confraternita del Mazzaro, retta da Sergio Toscano, al quale facciamo un applauso alla confraternita per quello che stanno facendo. E anche un ringraziamento, Paolo, va anche a padre Dollino Mallia, perché ci ha permesso di realizzare questa serata in questa location bellissima. Molto e quindi bello. Grazie Dollino Mallia. Bene, allora un applauso di incoraggiamento alle associazioni che si esibiranno, una di Mazzarino e le altre cinque, perché poi abbiamo anche la scuola di ballo di Rocco e Lucia, sono di fuori, di dove? Allora, no. Sono tre associazioni che vengono da Riesi, una da Enna e due di Caltanissetta. Un grande applauso, quindi, di incoraggiamento. Li ringraziamo perché veramente sono stati molto disponibili a partecipare a questa nostra azione, veramente. Beh, grazie. Mi pare, allora, ci aspettiamo, siamo con i preamboli. Sì, vediamo se c'è Sergio Toscano, il presidente della confraternita, così prima di iniziare lo ringraziamo. Ecco. Facciamo un applauso a Sergio. Sergio, buonasera. Pensate che al momento Sergio ha perso 6 kg. Con questo 8 kg. Questa organizzazione. Allora, scherziamo, Sergio, un grande impegno, perché noi vediamo la festa. Loro, il superiore, il rettore della chiesa, tutti i confrati, molto spesso e volentieri noi mazzarinesi, forse in tutti i paesi è così, ci viene più facile, Lucia, criticare. Ah, perché di qua? Ma vi posso assicurare che da questa parte non è facile, ci mettono la faccia con tanto sacrificio e per amore di lei, Maria Santissima del Mazzaro. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Sì, diciamo, Paolo ha detto già tutto, in queste sere ne abbiamo dette veramente di tutti i colori. Io dico solo una cosa, sì Sergio va bene, ma vi posso assicurare che una persona sola non può fare assolutamente tutto questo, perché dietro ci sono tanti grandissimi confrati dove spesso e volentieri non diciamo i nomi, ma vi posso assicurare che sono loro l'anima di tutto quello che vedete realizzato, stando qui la notte, la mattina presto. Per esempio, domani inaugureremo il parco Belvedere dei giochi dei bambini, finalmente. Molti si chiederanno perché dopo 3 anni dal concorso di democrazia partecipata, perché è giusto sapere che la villa fino ad ora non è stata fruibile, perché l'azienda che ha restaurato la chiesa non ha dato il collaudo della villa. Nel momento in cui ha dato il collaudo della villa sono stati realizzati i giochi insieme all'amministrazione comunale e all'associazione AGE. E vi posso assicurare che domani mattina l'inaugurazione sarà intorno a mezzogiorno, dopo la messa dei bambini. Domani mattina alle 7 ci saranno confrati che si spendono per il verde pubblico, perché fino all'ultimo momento ci sia tutto a posto, e questo io non potrei farlo da solo. Il grazie va al consiglio d'amministrazione e a tutti i confrati che fanno parte di questa confraternita, dove durante l'anno principalmente pensano alla cura della fede, che è la cosa più importante. Noi siamo una confraternita religiosa dove abbiamo sposato l'idea che l'anima vuole anche gioire. Non c'è un'anima infelice, ci deve essere un'anima felice. Io vi ringrazio ancora, vorrei dare un ringraziamento a Rocco e Lucia, che sempre ogni anno per questa manifestazione si spendono veramente tanto, e vi posso assicurare a gratis, senza niente, veramente, e questo gli fa onore. Riescono a fare una serata bellissima
dove non ci sono parole, veramente. Io li ringrazio di tutto cuore. Grazie, Lucia, a te, grazie. Sergio, sei gentilissimo. Le associazioni ringrazio per la partecipazione. E l'ultima cosa, permettetemelo, da quest'anno abbiamo ancora di più proprio incentivato quell'affetto, quell'amore con i paesi viciniori, tipo Riesi. Riesi domenica per la Madonna della Catena ci ha invitato alla loro processione, loro saranno qui con noi domenica insieme al parroco Don Enrico Lentini. Li ringrazio vivamente. Che bella cosa questa, veramente bella, Sergio. Grazie ancora di cuore, grazie alla confraternita della Madonna del Mazzaro. Che dici, Paolo, iniziamo? Sì, abbiamo finito i convenevoli. Lucia, a te l'onore di dare inizio, e allora, iniziamo a questo grande con spettacolo. L'Associazione del Sole, un'associazione di Mazzarino, sì, condotta diretta da Carmelo Giulio. Loro avranno un'entrata un po' molto particolare, però prima di iniziare volevo proprio chiarire un po' il nome e la storia di questi balli che questa sera verranno eseguiti qua su questo sagrato della chiesa. Loro inizieranno con una bacia tango. Cos'è? Cos'è? Cos'è il bacia tango? Allora, dal nome si evince l'unione di due balli, della baciata e del tango. Bene. La baciata è un ballo caraibico, mentre il tango è un ballo tradizionale che nasce in Spagna tantissimi anni fa. E sapevate che il tango nasce tra gli schiavi neri? Addirittura. Di Rio del Plata si chiamava questa regione, penso, questo paese, e questo termine era proprio utilizzato per indicare degli strumenti musicali, per indicare il luogo dove loro danzavano questo tipo di musica e la musica stesso. Bello questo. Oggi bello. È diventato invece il tango, è diventato il ballo internazionale più famoso del mondo. Sicuramente, non facile bello. Da ballare. Non facile. Per noi ignorantelli di ballo. Siamo pronti, Lucia? Vai! Allora, a te l'onore accogliamoli di con un grosso applauso. Associazione del Sole di Mazzarino con Bacia Tango. Applauso, popolo! Prego, entri l'Associazione del Sole. Prego. Thank you.
Bravissimi, applauso! L'Associazione del Sole. Associazione del Sole, più forte l'applauso! Allora, scusa se mi permetto, lo so che dovevi completare, però va bene così, è andata benissimo. Mi permetto di dire due parole. Allora, chi meglio di me, scusate, non voglio offendere nessuno, ma chi meglio di me, dopo me e il maestro Rocco intendo, dopo, maestro Rocco, vieni, così sei testimone di quello che sto per dire. Allora, dicevo... Hai ragione. Allora, chi meglio di noi, dopo 25 anni di carriera, di esperienza, di insegnamento, chiamiamolo come vogliamo, questa sera mi permetto di farti i complimenti, perché da insegnante... So cosa significa avere a che fare con tante teste di cavolo, però sei stato bravissimo veramente a mettere in piedi questo piccolo spettacolo, questa coreografia, e non è facile, sapete perché? Non solo per il fatto di cercare di impartire a diverse persone gli stessi passi, con lo stesso ritmo musicale, nello stesso momento, nella stessa battuta musicale, ma... La cosa ancora più complicata è l'organizzazione che c'è dietro, è tanto lavoro veramente, per questo veramente ti faccio i miei complimenti. Un applauso di cuore a Carmelo bravo, Giulio. Bravo. Allora Lucia, sì. Bello il fare le associazioni, lo stare insieme, il socializzare, il divertirsi. Perché l'uomo ha bisogno di gioire, di divertirsi. Siamo ora al secondo gruppo. No, a proposito di questo, volevo fare una precisazione. Allora, tantissime associazioni si chiamano Hauser. Perché? Sai cosa significa? Associazione... Allora, leggo proprio quello che c'è scritto, la definizione, e poi ne discutiamo. Allora, l'Hauser è autogestione dei servizi per la solidarietà. Bella, come edizione molto bella. Sì. Quindi la solidarietà, non è la altro che un'associazione, o meglio, mi correggo, dovrebbe essere un'associazione che ha lo scopo di mettere in risalto la valorizzazione delle persone e anche dei loro scopi. E ci riescono. Tutelando anche i diritti delle persone che frequentano. E di mettere in atto questo, è solo questa la cosa più importante, perché sicuramente a chiamarsi associazione non ci vuole niente, bisogna vedere poi gli scopi che vengono perseguiti. Certamente, questa è la cosa più importante. E loro vivono insieme, gioiscono insieme, dividono serate insieme, anche di cenette, di cose carine che insomma fanno stare bene l'uomo, perché l'uomo, cara Lucia, lo sappiamo tutti, è un animale sociale, abbiamo bisogno di stare insieme agli altri, anzi Mazzarino, creiamo più associazioni possibili, anche di volontariato. Paolo, veramente anche... ce ne sono già abbastanza, vanno bene quelle che ci sono. Insomma. Frequentate le associazioni già esistenti. Parliamo di quelle di ballo, ma sì, io mi riferisco anche ad altre associazioni di volontariato. Insomma, ah, certo, questa sì, è una cosa senso, veramente in senso largo. Andiamo importante. Alla prossima esibizione. Allora, prossima esibizione, associazione New Dance di Riesi. Prego. Sai cosa ballano? Sì, cosa? La tarantella. Oh! Vi piace la tarantella? Vi piace la tarantella? Facciamo un applauso, la tarantella siciliana.
è poi tipica della allora, nostra terra. Allora, sai che la tarantella è un ballo popolare del sud Italia. Non c'è solo la tarantella siciliana, c'è la tarantella calabrese, c'è la tarantella molisana, c'è la tarantella cilentana. Ci sono diversi tipi di tarantelle. Se loro la cosa... faranno? Naturalmente penso chi da siciliana, penso. Sì. Sapete da dove deriva questo termine tarantella? Da Taranta. Taranta, tarantola. Sì. È un ragno velenoso. Allora, anticamente questo ballo nasce perché chi veniva appunto da questo insetto, da questo ragno velenoso, c'era proprio, veniva utilizzato questo ballo, tarantella, chiamata così proprio dal nome del ragno, e molto movimentato, bisognava ballare con passi molto animati perché questo ballo veniva utilizzato per eliminare questo veleno all'interno del corpo. Siccome avevano il veleno, per si sono mossi, hanno fatto la tarantella, insomma. Sì, sì, vero. Va bene, allora chi sono i protagonisti? Allora, Associazione New Dance di Riesi. Applauso per la New Dance di Riesi. La vicina Riesi, prego, più forte l'applauso ai nostri ospiti che ringraziamo per l'onore che ci danno questa sera. Prego. Vediamo che sono forniti di questo tamburello a sonagli, proprio tipico della tarantella. Allora pure a buscare per chi sa va di tanto tanto fatigare. Vai con le mani! I genitori non c'erano cazzi cazzi, ne comandavano a bacchetta come pazzi. Se non ti comandava era pronta a corria, e noi pronti a fuggire via via. A sera all'otto e mezza quanto era bello, perché era televisione c'era carosello. C'erano tanti programmi come moni e ci n'era solo e stava a contentare. E dormivamo quattro persone, un giorno dentro una tazza da mensa, ma scuola e femmine tutti mi scappano. Ecco le mani! Ecco le mani! E femmine antiche una volta, a casa crescevano tanti figli, ti crescevano a ruga, ruga senza più nessuna paura. E non ha saputo sai perché non ha imparato. Si diceva già frato mesto, che ne si spoglie e che ne si veste. Chi si alzava giù prima mattina si vestiva sempre più buono. Ti lasciavano pure i mutanti. L'associazione si andato, si scendeva una roba più meglio. New Dance di Riesi. L'anno 80 è bella soprattutto perché si canta. Chi sta è la tarantella che a noi nasce mica. Chi sta è la tarantella.
dai da famiglia. La New Dance di Riesi, la grande Riesi. Bene, prego signore, venga un po' qua, perché le devo chiedere una cosa. Guardate signori il ballo, quali miracoli fa. Lei si chiama? Grillo Alessandro. Di anni? 73. E a 73 anni lei ha il coraggio di ballare? Certo. Perché? Che cosa le dai? Paolo, non si chiama coraggio, si chiama buona volontà questa. Sicuramente. Per tenermi giovane. Si sente giovane? Per tenermi giovane. Per tenersi giovane. E allora dà un suggerimento a tutti di ballare per tenersi giovani. Balliamo, balliamo e stiamo bene. Un bel applauso, complimenti, bravo. Lucia, vogliamo indagare un po' il pubblico cosa ne pensa? Subito Paolo, andiamo a cercare nuovi allievi per la mia scuola di ballo. Dai, dai. Vediamo. Allora, io so che quest'anno il signor Sergio Toscano è già iscritto. Ti ha scritto tua moglie? Sì, il 25 settembre iniziamo con la prima lezione. Sì, sì, sei il mio allievo. Quindi 7 kg per la confraternita e altri 7 per il ballo. Addio Teresa. Allora, poi andiamo. Vi sta piacendo questa serata? Bellissima. Lei si chiama? Angelica. Di dove sei? Di Riesi. Di Riesi. Lei? Bognanni, di Riesi. Siamo cugini, anch'io sono un Bognanni. Molto lieto. I nostri bisnonni erano cugini. Mio bisnonno veniva di qua di Mazzarino, ma... Allora parente, caro cugino. Ciao, caro cugino. Lei a Riesi? All'ultimo un rock and roll a fare. È rock and roll? Cioè, ma lei va proprio sul pesante. Rock and roll. Ma voi sapete ballare? A disposizione. Ma ballate in coppia? Siete insieme? Dov'è sua moglie? Ah, sì. Ah, sta ballando? Si prepari. Riesi con rock and roll. Allora, Lucia, andiamo da questa parte un po'. Va, dai, trovami una coppia. Una nuova coppia iscritta. Signora, buonasera. Le sta piacendo la serata? Molto, molto. Lei sa ballare, sa ballare. Non tanto. Chi è che signora, sa ballare ma bene? Ma la scuola serve a questo. Non si va a scuola chi sa ballare. Si va a scuola per imparare. Giusto? Mi pare giusto. Allora. Oh, abbiamo qui la nostra preside. Ciao, Adriana. Buonasera a tutti. Intanto vogliamo sapere un po' della tua vita ballerina, sai ballare? A me piace ballare, purtroppo non ho molto tempo. Non hai tanto tempo? Sì, ho anche seguito la scuola di Lucia, di Rocca e Lucia. Posso dire che è una preside molto atletica, per questo posso dare conferma veramente. Una brava allieva. Sì, complimenti. Maria Assunta, tu sai ballare? Sì. Sai ballare il liscio, diciamo? Tutto. Il ballo di gruppo? Veramente come lo dici, insomma. Quindi una mazurca alla fine insieme a Paolo. Va bene, preparati, preparo con te con la preside. Allora, poi Lucia, vai tu? Vado io. Sì. Nuovi iscritti. Associazione a scuola, tutti e due. Così facciamo due volte scuola, due volte associazione. A casa ci state poco e niente, così... Non cucinate, non mangiate, ne manteniamo tutte in forma. Che dite? Ci può fare? Ma può non fare. Solo, con il ballo vi cala la panza. Allora, non so se ci siamo. Allora, sono pronti? Benissimo. Lucia, Associazione vai. Hauser di Riesi. Loro si esibiscono con un begin, sì, un'altra associazione ancora. Quindi Riesi due associazioni di ballo. Questa è la seconda, sì, sono tre in tutto. Questa è la seconda che si sta per esibire. Cosa faranno? Begin. Ah, il begin, cos'è il begin? Diccelo, diccelo maestra, diccelo tu, cos'è il allora, begin? È una musica che nasce nelle isole, è un ballo che nasce nelle isole delle Antille. Addirittura. Un ballo caraibico. Molto simile alla rumba, però dice chi ha rumba, è un altro ballo latinoamericano molto lento, passionale,
dove si racconta attraverso queste movenze, questi passi di relazioni amorose tra l'uomo e la donna. E insomma, insomma interessante. Molto, ma molto amoroso questo ballo. Vogliamo annunciarlo, Lucia, viva l'amore. Vai Lucia. E vai, Associazione Hauser di Riesi con Begin. Accogliamolo con un grosso applauso, Mazzarino. Riesi. Vai con le mani, tutti con le mani. Abra.
tutti. Un grosso applauso. Accompagniamoli con le mani, vai con le mani, tutti insieme. Emozionati? Bene, tutto a posto. Complimenti, bravissimi. Com'è andata? Giriamoci bene, di qua. Bene, bene. Siete contenti? Bene, sì, un po' emozionati. Perché? Bene. Perché balla lei? Perché mi piace tantissimo. Tanto, tanto. Tanto. Auguri, tanto. Auguri. Com'è andata? Com'è andata? Benissimo. Contenti? Contentissimo. Bene. Sono qui, Lucia. Perché facciamo anche il backstage, ovvero sia delle interviste fuori campo, fuori palco. Ma ho visto che tantissimi collegati a guardare il video che va in diretta, siamo in diretta questa Radio sera. Radio 2 TV scoppia questa sera, pensate che in un secondo circa abbiamo 211 visualizzazioni, cioè 211 persone evidentemente stanno lì a guardare, quindi qui siete un popolo, un grande popolo fuori da casa a vedere Radio Onda 2 TV. Facciamo un applauso agli spettatori che ci seguono da Mazzarino e dal mondo. Prego Lucia. Allora, prima che lo dimentico, perché ogni volta i ringraziamenti li facciamo alla fine, poi alla fine per un motivo o un altro dimentichiamo quasi tutto. Volevo ringraziare di cuore Amodeo per il service. È un grandissimo ringraziamento a Franco Cantello per il lavoro che ha fatto nel giro di un'ora. Grazie mille per la vostra professionalità e disponibilità di sempre. Grazie di cuore. Vero, vero, bravi, complimenti. Si sente benissimo, non c'è nessun fischio. Bravi, professionali davvero, Lucia. Allora, continuiamo. Associazione La Cometa si chiama, sempre di Riesi. Pure questa, di Riesi. Allora, chiamiamoli, pronti? Signore e signori, accogliamoli con un grosso, grossissimo applauso ancora ad altra associazione della vicina Riesi, La Cometa. Vai con l'applauso, prego. E anche per loro Bachata Tango. Thank you.
Rita Riesi, fantastici. Che bravi! Lucia, fantastici, eh? Eh sì, veramente bravi. Vedere queste figure in movimento che all'unisono. Che succede? Cosa ha perso? Tutto a posto? A posto. Dicevo, vedere queste figure in movimento che all'unisono ballano insieme con questo sorriso velato e di grande soddisfazione. Hai detto bene, sorriso velato, perché non hai idea di quello che succede appena un marito o una moglie sbaglia un passo. Riparo, appena arrivammo in casa t'ho fatto vedere. Ci stanno anche le legnate di mezzo. Ci stanno anche le legnate. Allora Lucia, vogliamo ascoltare qualche altra voce del pubblico? Vieni Lucia, vieni. Vediamo, andiamo da questa parte. Vediamo. Buonasera signora, buonasera. Lei di dov'è? Di Riesi, come si chiama? Celestri. Sapete ballare? Discretamente. Ma le mazurche di una volta, i tango di una volta oppure balli di gruppo? Oddio, facciamo un pochino balli di gruppo, un po' si sbaglia, un po' si indovina e siamo lì. Ma vedete Lucia, Riesi insomma in grande amore per il ballo di gruppo, veramente. Anche Mazzarino, eh? Sì? Sì, sì, ma qui tantissime. Quante associazioni abbiamo? Ne abbiamo tre. Sì, sono sì, tre di Mazzarino. Salutiamo anche quelli che non hanno partecipato, ovviamente. Sì, certo, senz'altro. E allora, Lucia? Allora, continuiamo. Abbiamo un'associazione che viene da Caltanissetta. Addirittura, dalla provincia. E voglio chiedere adesso il motivo, cioè il motivo, il perché ha scelto proprio questo nome. Si chiama... Voglio vivere così. Ah, voglio forse vivere così, così. Così spensierato, così con la musica. Il così, titolo con il di una ballo. Vecchia canzone, quando eri tu in America. Sì. Allora, voglio vivere così di Voglio vivere così di Caltanissetta. Li accogliamo con un grande applauso. Prego, vieni, voglio vivere così. In allegria, in movimento, nel ballo, nella il simpatia. Il titolo del brano è River. Applauso per Caltanissetta, eh! Questi sono quelli della provincia, della nostra provincia. Signora Angela! Salve, noi ci conosciamo già. Lo so, dove ci siamo visti da qualche parte? Ah, da Martina, sì, può darsi, sì. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma abbiamo lavorato fino alle 8 e quindi... Che venendo, lavoro fa lei? Venendo, io faccio tante cose, anche l'insegnante di ballo. Insomma, bene, facciamo, complimenti. Sì, tante cose. Complimenti. Allora, perché la scelta di questo nome, di questa associazione? È perché a me piace vivere così, allegramente, con il sole in fronte, con tante bella gente che mi circonda, brava. Così. Quindi è stato di getto. Quando ho dovuto scegliere il nome, dice come la chiamiamo? Voglio vivere così, poi ne abbiamo cercato 100.000 ma non era quella giusta. Questa sì. Bello questo nome, complimenti. Complimenti. E vai, River è il titolo della loro coreografia. Show it all. I can pull my hair back.
Grande applauso! Voglio vivere così. Ancora. E grazie ancora per la vostra esibizione. Grazie Angela. Bravi. Bravi, brave. Allora Paolo, tu sai cosa c'è dietro la preparazione di un saggio, di uno spettacolo, anche di una serata così? Credo che insomma tanto lavoro. Non sto parlando del lavoro, sto parlando dell'adrenalina che hanno i partecipanti, che hanno i ballerini. Non si dorme almeno per una settimana prima. Addirittura. Si litiga a casa sempre con il marito perché si esce sempre ogni pomeriggio per le prove, si cucina di meno, si mangia rosticcerie e panini imbottiti. E poi si va sempre da parrucchiera, dell'estetista. Ma quanto costa sto ballo? Quanto costa? Però alla fine, è salute, Paolo. Alla fine, grande soddisfazione. È salute, veramente. Sì. Salute. Questa, sono belle cose. Sono poi vedevo la signora, maestra di ballo, che aveva finito di lavorare. Il ballo per tutti, amici. Il ballo per il piccoletto che ballava poco fa, per la persona giovane, per la persona di media età, per gli anziani. Allora non mi pare anche persone di 80 anni. Età. Sì, 80 c'è qualcuno anni. Di 80 anni? Sì, anche di più. Addirittura. Anche un applauso a tutti questi ballerini, Mazzarino. Vai Lucia. E allora continuiamo, abbiamo associazione Dance Mania. Loro vengono da Enna. Addirittura. Ti rendi conto? Ancora più alti. Caltanissetta. Quale onore questa Enna. Sera, Enna. Vero. Dance Mania, prego. Vi accogliamo Entrino. Con un grandissimo applauso. E adesso volevo chiedere all'istruttrice di questa associazione il perché della scelta di questa musica. Allora, non è tra i brani, i balli dove posso raccontare una storia, nel senso dei balli tipici, standard, come sono i balli il liscio, latinoamericano, balli caraibici. Adesso va tantissimo di moda prendere una coreografia, un brano che va tantissimo proprio moderno, di moda, attuale. Moderno, e allora si montano le coreografie, si adattano i passi. Questo si chiama... Ci pensiamo domani. Chi la canta? Mango, Angelina Mango. E perché la scelta proprio di questo brano? Perché anche noi ci vogliamo pensare domani. A fare cosa? A risolvere i guai. Anche. E se trova la soluzione poi me lo dici, eh? E non è sempre. Domani. Domani. Bravi, va bravi. Bene. Allora, Dance a voi. Mania. A voi e vai con Ci pensiamo domani. Allora, stavo pensando. Le lunghe giornate, la pubblicità, incollata sul tram, con i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente, rimandare gli sbatti, tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa, parole disperse, usa e getta. Ora lasciale andare, come se era d'estate. Io ti lascio un segno, e lo so quanto è un errore, quanto è bello sbagliare. Niente retta, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città. Tanto non mi importa, ma che vada, ci pensiamo domani. Se nasce un problema, poi scivola via, via. Partiamo da zero, scappiamo in nevada buttandoci giù dall'aereo. Per dune come cuscini, pianeti lontani restiamo vicini. A casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque. Potremmo scappare e non dire niente, ma cambio discorso. Ma lasciamoci andare, come se era d'estate. Pensi Maria, Enna! Che mi stressa, non la voglio quando torno in città. Tanto
Mi basta restare in silenzio e non ho più voglia di andarmene via. Come sarei d'estate che ti lasciano il segno. E lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente è vero che mi stressa, non la voglio quando torno in città. Tanto non mi importa, ma male che va. Bravi, eccezionali, complimenti. Ci pensiamo domani, il titolo della loro coreografia, Associazione Dance Mania Vienna. Le lunghe giornate, la pubblicità, incollata sul tram, con i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che è dolce far niente, rimandare gli sbatti, tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non mi hai detto niente alla... E se non è questa Dance Mania, Lucia? È vero, comunque sai che mi piacerebbe averti nella mia scuola come allievo. Ma io sono... Cioè non so quante lezioni riusciremmo a fare tra una battuta e l'altra, però... Ci avevo provato tanti anni fa, però poi insomma... Non niente, lo so. Hai tagliato corto subito. Non lo so se riuscirei, Lucia, vedremo. No, come riesci? Tentare non nuoce. Abbiamo fatto vedere che quest'estate abbiamo ballato insieme a mare, in spiaggia. Vero, sei stato bravissimo. Mi iscriverò, va bene, mi hai convinto. A posto. Lucia, intanto salgono le visualizzazioni, mamma mia, scoppiano. Complimenti, ancora un saluto a tutti gli spettatori di Radio Onda 2 TV. Ne approfittiamo per dirvi che sia la messa domenica mattina nel Pontificale, sia domenica pomeriggio, la sera, con la processione, chi non può venire insomma direttamente può vederlo su Radio Onda 2 TV, in diretta streaming. È un regalo che la nostra Radio Onda 2 TV vuole fare a chi, Lucia, ha magari qualche difficoltà, o ai mazzarinesi nel mondo, che nonostante lontano amano Mazzarino. Prego. Allora, una cortesia che ti chiedo, Mirko, durante questa esibizione non fumo. Allora, adesso presenta abbiamo, tu. Cosa abbiamo? Vado avanti? Allora abbiamo... Ah, sì, per forza. Dai, sì, ti tocca. E allora, signori, qui insomma siamo ormai arrivati ad un momento, al momento clou della serata, perché abbiamo parlato di associazioni, cioè di persone che stanno insieme, si mettono insieme per raggiungere uno scopo, in questo caso il divertimento, il ballo, il movimento, ma ci sono le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, le associazioni sportive, che non perseguono fini di lucro, ma soltanto hanno scopi sociali, scopi emozionali, scopi anche ludici. Allora, è arrivato il momento invece di presentarvi una scuola di ballo. La scuola di ballo è qualcosa di diverso dell'associazione, non per fare un torto all'associazione, per carità, ma nella scuola di ballo ci sono dei maestri professionisti che hanno scelto di fare questo lavoro e che con pazienza ma con amore curano gli allievi perché possono raggiungere livelli alti. Chi è questa scuola di ballo fatta da professionisti? È di Mazzarino? Chi è? Come avete fatto a indovinare? Rocco e Lucia, un grosso applauso. Dobbiamo pur dire, Lucia, dobbiamo pur dire che il direttore artistico di tutto questo, questa organizzazione è Rocco Loguzzo. Rocco, puoi venire? Rocco, che è stato incaricato dalla confraternita, è stato nominato direttore artistico, ovvero sia colui il quale mette in movimento tutto questo spettacolo. Rocco, una cosa molto bella, difficoltà. Allora, ci sono sempre le difficoltà fino all'ultimo momento, però alla fine il risultato è questo. Voi conoscete Rocco per altri motivi, ci sono insomma gli eventi, ci sono nella sociologia i grandi eventi
Rocco, insomma, riesce ormai da diversi anni a organizzare eventi, per esempio, Rocco, eventi di danza, dove, in quale posto, con quanto pubblico, che numero di pubblico? Vabbè, parliamo sui 5.000, è abbastanza corposo. Guardate chi c'è qua! Allora, lei è una di quelle che non dorme la notte, che non mangia pure durante il giorno dell'esibizione. Ma... la nostra Barbara! Meravigliosa! Ma sei bellissima, eh? Sei proprio bella! Sei meravigliosa! Guardatela, guardatela, i capelli con i boccoli, tutta con la brillantina, eh? Com'è andata oggi? Bene! Com'è andata? Non sei più emozionata adesso, tutto a posto? Sì, io voglio bene, Lucia e Rocco. Ma è bene, no? E basta. Come? E Paolo pure. Ah, pure Paolo, va bene. Sei meravigliosa, Lucia. Voi siete le allieve. Barbara. Anche tu sei meravigliosa, Lucia. Grazie. Un applauso, Paolo, a Lucia, grazie. Davvero brava e bella, brava e bella. E poi, insomma, nella danza, da quanto tempo frequenti la scuola di ballo di Rocco e Lucia? 16 anni. Tu? 16 pure. Perché ti piace ballare? Allora proprio vanno in coppia. Vita, proprio uno svago bellissimo. Lo svago coppia. Bellissimo. Lucia, non togliamo altro tempo. Signore e signori, ho l'onore, nonché il piacere, di presentarvi gli allievi della grande scuola di ballo di Mazzarino, diretta dai maestri Rocco e Lucia, prego. Baby K. E mi sfiori nella notte nera, come un abito da sera. Parli sottovoce, cosa sai di me? Ridi ma mi conosci appena. Lasci l'ultima parola sospesa. Bravissimi, applauso grosso, gli allievi, allora, della scuola di danza. Sapete perché volevo fare proprio un ringraziamento a loro? Perché sono quelle che veramente si mettono sempre in gioco
a partecipare alla qualunque cosa io propongo, senza vergogna, veramente. Non è semplice ad una certa età, però è bellissimo. Quindi loro partecipano ai concorsi di ballo, loro partecipano, fanno il saggio finale insieme ai nostri ragazzi di danza, loro partecipano a tutto quello che viene proposto da Rocco e Lucia. La cosa che mi dispiace veramente è che il gruppo non è solamente formato da queste persone. Ma dove sono i mariti? Posso dire? I mariti dove sono? I mariti, lasciali in casa i mariti, per carità. Ah, in casa, a fare il sugo. Allora, sai perché è nato il ballo di gruppo? Perché insomma volevano rimanere insieme, perché da soli si annoiavano a ballare. Perché il ballo di coppia non fa altro che dividere marito e moglie. Addirittura. E dopo tutte ste liti finalmente tantissime donne vengono a sfogarsi. Ah. Quindi escono di casa per non vedere i figli, per non vedere i mariti, per non cucinare, per non fare servizio, per non fare sempre la solita vita. Ah. E vengono solamente a rilassarsi. Beh. A divertirsi. Poveri mariti. E a passare veramente un'ora del loro tempo in modo molto salutare. Io ora me ne voglio andare a ballare, non ti voglio sentire che mi sei a ballare, vedercela. A chi lo dice? A tua moglie? Mia moglie sta dormendo a quest'ora. Allora, Lucia, abbiamo un'altra esibizione. No, dopo. Dopo. Adesso bravi, continuiamo. Complimenti. I mariti sono qui, tra il pubblico, sicuramente. Dove certo. sono? Loro sono spettatori, ci accontentiamo di mariti spettatori, va bene, bene così. Bene. Bravi ancora, un grosso applauso per gli allievi. Grazie marito, grazie perché mandi tua moglie nella mia scuola, grazie. Per ballare sopra il tempo perso, niente più domani sopra la terra. E il saluto al pubblico. Ancora un applauso. Un applauso a Barbara, la nostra mascotte della nostra scuola. Sei stata magnifica, brava. Brava. Ritorniamo di nuovo con l'Associazione del Sole di Mazzarino. Secondo round abbiamo un'altra esibizione con il titolo Oceania, si chiama. Bella realtà, dovremmo anche aggiungere che l'Associazione del Sole non si occupa solo di ballo, ma si occupa anche di socialità, di iniziative interessanti dal punto di vista sociale. Questa sì. è anche una bella cosa. Questa è una bella cosa, veramente. Signori, a voi Associazione del Sole con il brano Oceania, tratto dal cartone della Disney che viene ambientato e ambientato in Polinesia e cantata da Chiara Grispo. Thank you.
suona, come un'onda, voce alta. Io voglio cercare qualcuno, Lucia. Vediamo un po' chi posso chiedere qualcosa. Vieni, Lucy. Arrivo. Vediamo un po'. Vado a scartare qualche persona, vediamo un po'. E allora voglio scartare una santa maresisana. Vieni, Maria. Vieni. Permettetemi, ma io devo parteggiare per il quartiere di Santa Maria di Gesù, che sappiatelo bene, è il quartiere migliore di Manzanino perché ci abitiamo noi, giusto? Vero, anche io, Paolo, anche io. Anche tu. Anche Maria io. Dagli Scocca di Puso, un applauso a Maria e a tutti gli altri. Bravi, complimenti. Allora, Carmelo, questi sono per te, però li consegniamo sempre alla signora, va bene? Quindi, bravi. Di solito funziona, nella mia scuola funziona così. Vanno al marito, però riceve la moglie, incassa sempre la moglie. Anche da te? Uguale? Uguale la stessa cosa, va bene. Carmelo, oltre il ballo che fate? Oltre il ballo. L'hai detto già tu, anche volontariato. Noi partecipiamo a tutte le cose di volontariato. Giustamente abbiamo fatto la donazione delle mascherine quando c'è stato il Covid. Siamo stati al Balcone del Povero a fare allegria con gli anziani. Abbiamo fatto qua a San Domenico le pulizie, diciamo, da Velletta. Siamo stati a Caraffa alla scuola dei ragazzi a fare arte e mestieri antichi. Noi siamo questi, divertimento e lavoro. Se non è questa socialità, complimenti. Allora Paolo, una cosa per concludere. Sì. Quando poco fa parlavamo dello scopo dell'Hauser, dell'associazione, valorizzare e rispettare le differenze non solo delle persone ma anche degli scopi che si perseguono. Questa è una grandissima cosa. Che bello, grande Luigi. Ciao, grande Luigi, un grosso applauso, signori. Il ballo è anche questo. Complimenti, bravo Luigi, bravo. Il ballo che unisce, il ballo che socializza, il ballo che non fa differenza. Questa è una cosa veramente che dovremmo portare avanti tutti. Tutti. Sì. Complimenti ancora. Grazie ancora per la vostra esibizione, Associazione del Sole. Di certe associazioni, sì. Cosa che non riesco a fare io, coinvolgere tutti i partecipanti. Non è facile. Non è facile, non è assolutamente facile. Sai perché? Loro adottano il motto o tutti o nessuno, quindi chi vuole partecipare, tacca a guerra. Per forza. Quindi tutti, non esiste. Bella cosa. Lucia, bella cosa, guarda che spettacolo. Che meraviglia questa chiesa barocca. Ieri è stato ricordato un grande frate cappuccino, reverendo Ludovico Napoli,
che dopo il terremoto del 1693, 11 gennaio, questa chiesa crollò. Ci furono altri terremoti e lui, il fraticello del convento, che abitava in Vianzaldi, è nato in Vianzaldi, lui raccolse le offerte del popolo per far ricostruire questa meravigliosa basilica. Grazie reverendo, un applauso al reverendo Ludovico Napoli, a lui vale se noi oggi possiamo ammirare questa bellezza, meraviglia. Veramente. Proseguiamo con l'associazione New Dance di Riesi. Ancora seconda esibizione. Seconda esibizione anche per loro. Venite. Melodia criminale è il titolo della loro coreografia. Siamo generosi con gli applausi, forza signore, anche di vostra iniziativa, da tutte le parti di questo bellissimo semicerchio. Associazione New Dance di Riesi. Mamma mia, quanti sono, eh? Numerosi, abbastanza numerosi. Sul filo di queste note che uccidono, hey. Stanotte non dirmi di no, puoi farmi quello che vuoi, sta già suonando per noi. Complimenti. Associazione New Dance di Riesi, e grazie ancora per la vostra esibizione. Correre, correre, chi si deve cambiare? Forza! Buonasera e grazie ancora per aver partecipato e soprattutto per aver accettato l'invito, dice Maria De Filippi.
che bello, no, Lucia, Marito. Che bello. In fondo, che c'è di sta vita? Niente per noi, c'è. Niente, solo ballare in arrestato. Appunto, appunto. A parte mangiare. Ed è una cosa molto bella. Godiamoci la vita, perché la vita è bella e dobbiamo godercela e viverla intensamente ora che ci siamo e stiamo bene, magari con qualche problemino superabile. Lucia, continuiamo? Dobbiamo perdere qualche minutino perché c'è qualcuno che deve cambiarsi e quindi... Volevamo dirvi che appena finiscono le esibizioni possiamo ballare tutti, possiamo ballare, certo, tutti. Abbiamo tutti in pista, quindi tutti a ballare in Va pista. Va bene, quindi preparatevi un momento così, un momento lieto. Vediamo un po' di conoscere... Ciao, ti chiami? Sofia. Come? Sofia. Sofia come? La Placa. Di dove sei? Di Mazzarino. Di Mazzarino. Sofia, quanti anni hai? 15. Sofia, tu che sei giovanissima, ti piacciono questi balli? Sì. Parteciperesti a una scuola di ballo? Sì, dai. Bene, sei molto carina, guardatela, vieni. Facciamola vedere questa nostra bella concittadina, guardate che bellezza! Un bel applauso, Mazzarino, il paese delle belle ragazze. Allora, perché ci dicono che siamo il paese dell'amore? Brava, complimenti, che occhi belli. Lucia, che dobbiamo fare? Paolo. Ancora? Non ci siamo? Intervistiamo la signora. La signora, sì. La signora, prego signora, venga. Non si preoccupi. Mi fa simpatia. Venga, signora. Vai Antonietta. Venga, un applauso alla signora Antonietta. Salve, bella. Come andiamo? Posto? Bene, bene. Insomma, comoda, seduta bene stavi proprio. Cioè, tuo marito ti ha abbandonato e tu ti sei seduta qua sullo scalino. Hai visto che cavalieri? Lo sai. Hai visto che hanno ragione che se ne vengono a ballare da sole? Lucia, io devo difendere marito, Lucia. Io devo difendere, se no mia moglie, Lucia. Se no tua moglie ti trasta. Lei dorme sempre. No, no, lei non ama queste cose. Niente. Lei niente. Fa sempre molto, penitenza. Molto seria, ce l'hai dorme, molto seria. Dorme e rumba. Allora. Ci vediamo. Brava, anche a te. Brava, complimenti. Non so se ancora ci siamo, vediamo da questa parte. Da questa parte già iniziano a... iniziano. Venga, venga. Lei, buonasera, è di? Riesi. Di Riesi. Lei ha ballato mai nella sua vita? Le piace il ballo? Sì, ballo. Fa parte di qualche associazione? Sì. E perché non ha ballato questa sera? Per altri impegni. Come altri impegni? Per degli impegni che avevo, che poi alla fine... Non gliel'hanno permesso. Liberarmi. Ah. Dovevo fare le prove. Hai visto, non bisogna mai rinunciare a nulla nella vita, mai mettere da parte il divertimento. Magari sarà per una prossima volta. Per la prossima volta. Grazie. Grazie, buonasera. Allora, abbiamo anche qualche bellissimo bimbo. Vediamo se riusciamo. Bimbo. Ciao Alessia. Come ti chiami? Come stai? Bene? Diglielo. Francesco. Francesco. Lucia, siamo pronti? Ci siamo o proseguiamo? Siamo pronti? Sì. Allora, Associazione Hauser di Riesi. E l'applauso dove? Prossima esibizione, Paso Doble. Ecco le mani, ecco le mani. Thank you.
forte l'applauso. Bene Franco, grazie. Lucia, guardami, cosa trovi di strano in me? Guardami, te l'hanno regalata proprio adesso? Eh sì, c'è solo un problema, che non è maschile ma è femminile. Chi ha perduto questa borsa, signori? C'è qualcuno? Controllate le vostre braccia. Se non avete questa borsa, la borsa è qui, eh? È stata trovata poco fa, veramente. Quindi chi l'ha smarrita, questa borsa, potrà venire a ritirarla qui. Sarà andata via. Boh. Noi non l'abbiamo aperta. È magari sua. Controlliamo se ci sono documenti è dentro. Sua. Prego. È della consuocera? Penso che sì. Se non è sua. Ce la riporti. Grazie. Penso che sia della consuocera. Speriamo che lo sia. Allora, Lucia, a che punto siamo? Quasi alla fine. Abbiamo già... proprio, sì, le ultime esibizioni. Peccato, abbiamo però, già finito. Troppo ma bello. Balliamo, Paolo. Ah, vero, vero, vero. Il primo ballo lo iniziamo noi due, di con tutti piacere. In pista. Che cosa dovrebbe quello essere? Quello che vuoi tu, io mi adeguo. Una mazurka. Una mazurka. Va bene. Una mazurka con l'idita da fuori, tu mi schiacci i piedi. Allora, vedremo. Allora, signori, siamo pronti per la prossima esibizione che sono Lucia. Sì, l'associazione Voglio Vivere Così. Ah, Voglio Vivere Così. Però non usciamo dalla pista perché devo fare un'altra domanda all'insegnante di questa associazione. Perché sì. Il titolo della coreografia è pure Voglio Vivere Così. Guarda un po', chissà perché. Ma chissà perché. Entrino, va. Voglio Vivere Accogliamolo Così. Accogliamolo con un grosso applauso, associazione di Caltanissetta Voglio Vivere Così. Angela, adesso ce lo devi proprio spiegare, eh? Era già uscita questa canzone quando tu hai istituito questa associazione, hai dato il nome alla tua associazione, non c'era? C'era già, ma era una cosa vecchissima. E questa canzone, diciamo che nasce, questo progetto nasce qua a Mazzarino e guarda caso adesso facciamo un'esibizione con questa canzone, con questo pezzo, a Mazzarino, perché a gennaio c'è stata la festa dell'associazione dell'Hauser del Sole di Carmelo, che ci ha invitato e ha invitato pure il maestro Cottini, e io il maestro Cottini simpaticamente ho chiesto, dico, ma non mi puoi fare una rivisitazione del brano Voglio Vivere Così, che è anche il nome della nostra associazione, ed è una canzone che a me piace tantissimo perché la cantavo già da tempo, perché io canto pure, no? E beh, lui a maggio me l'ha fatta e io ci ho creato su una bella coreografia, era tutta quest'estate che praticamente balliamo Voglio Vivere Così, e stasera abbiamo il piacere e l'onore di ballarla anche qui a Mazzarino, dove grazie all'Associazione del Sole e a Carmelo che ci ha invitato è nato questo connubio con il maestro Antonio Cottini. Bellissimo. Che io ringrazio tantissimo, perché ha fatto veramente delle belle bellissimo, musiche. Bellissimo, un applauso. Delle belle musiche veramente. E invece tu come ti chiami? Martin. Come? Martin. Martin di cognome? Fiore. Di dove sei? Ma Caltanissetta. Quanti anni hai? 12. E come mai a 12 anni tu ti trovi qua con questi grandi a ballare? Perché mi piace ballare. Bravo! Basta, un applauso, gli piace ballare, bravo. Complimenti giovanotto, bellissimo. E allora l'associazione Voglio Vivere Così con la coreografia Voglio Vivere Così Mix. Amore mio, da fiore in fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Va, cuore mio da fiore in fior, con dolcezza e con amor, fai tu per me.
bravi, bravi, bravissimi. Associazione di Caltanissetta, voglio vivere così. Ancora grazie, un applauso. Grazie Angela, grazie. Esibizione. Lucia, vieni sul podio, Lucia. Vieni sul podio così. Cosa vinco? Così il pubblico vince. Cosa vinco? Cosa vinci? Vinci un grande ringraziamento. Vinco una serata con Paolo Bognani. Un grande ringraziamento del pubblico perché veramente fantastica Lucia, bella. Grazie, non è e vero. Brava, bella e brava Lucia. Tu sei bravo. Le cose Paolo. Giuste, tu le cose giuste, le cose giuste. Allora, andiamo avanti ora con andiamo avanti con l'associazione La Cometa, sempre sì. Di Riesi. Loro si esibiscono con una baciata, Bailando baciata è il titolo della loro coreografia, del loro ballo. È la penultima esibizione, sì. Dopodiché l'ultima e dopo chi vuole ballare può ballare, eh. C'è un signore di Riesi, si prepari con la signora per il rock and roll. Vero, rock and roll in diretta, abbiamo questa esibizione. Poi sì, qualcuno vuole la mazzurchella. Non dimentichiamo. Va bene, allora, pensateci. Associazione La Cometa, siete pronti? Entrate con o senza musica? Associazione La Cometa. Todo me sabe mejor. Somos como una fogata quemada.
sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Sì, bellissima serata, poi anche il tempo, bello, non c'è molta umidità, una bella serata settembrina, bella, bella. In onore di lei, la nostra Madonna, Madonna del Mazzaro, Mazzaro da Mazzarino. Allora, vuoi presentare la prossima? Allora, prossima associazione Dance Mania di Enna. Prego, accomodatevi su questo bellissimo palcoscenico naturale. Il titolo di questo brano invece è Disco Paradise, sempre un brano moderno, coreografia montata proprio su questa musica bellissima, estiva, molto trascinante. È bella sta cosa che dei ragazzi, persone di media età, persone più grandi insieme. Sì, trovi insieme. Veramente. Alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Hammamet. E passo i pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Faccio la pole dance e dopo in hotel Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe. In privato come un volo charter, in ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che sogniamo Battisti, mi ritorno in mente. Qui trovi solo il mio gelato, corso suona e fan. Non ho cultura, la mia gente non sa che Neruda ha, però sapore di sale. Yeah.
Complimenti. Associazione Dance Mania Vienna. Ancora un applauso per loro. Hanno deciso che toccava a me andarmene ad Amamet. E passi pomeriggi così così. Complimenti signore, è stata bravissima. Complimenti anche a lei. Che bel gruppo, eh. E allora signori, siamo arrivati concludiamo a... Sì, siamo arrivati al termine. Come ad ogni inizio segue sempre una fine di un evento bello, rilassante, divertente, piacevole, in una bellissima e piacevolissima sera settembrina balzarinese. E per questo Paolo dobbiamo ringraziare la confraternita della Madonna del Mazzaro, perché ha organizzato, ha ideato, ha prospettato questa serata. Ancora un applauso. Poi, per tutti i contratti. Il direttore artistico ha organizzato tutto, però è solo grazie alla confraternita se si è potuta realizzare questa serata. Grazie ancora. E poi un ringraziamento, Sergio Lucia, Toscano. Un ringraziamento al direttore artistico, che tu non so se lo conosci, Roccolo Uzzo. Io lo conosco molto bene perché vorrei amico non mio. Conoscerlo. Un applauso per Rocco, che è riuscito, non è facile, a mettere su tutti questi pezzi per poi farne uno spettacolo, insomma, di un certo, di una certa elevatura. Allora, purtroppo la sua pecca è quello di organizzare le cose per bene. Ma li sa fare bene. Ci tiene tantissimo. Li sa sì. fare bene. Allora, signori, andiamo a concludere ancora con la scuola di ballo di Rocco e Lucia. L'esibizione è un mix latino. Che vuol dire, Lucia, mix latino? Allora, abbiamo preso i brani che abbiamo ballato, che abbiamo coreografato durante l'anno accademico, chiamo io, e i tre che sono piaciuti di più li abbiamo mixati, messi insieme, e adesso li balleranno in un'unica esibizione. Bene, vi invitiamo a vederli con molta attenzione, ma soprattutto ad applaudirli, signore e signori. A voi la scuola di ballo di Rocco e Lucia in un mix latino. Poi andrà bene, andrà tutto bene. Anche la Stella Zafarana abbiamo, complimenti. Cioè, se non l'aveva vista nessuno. La maestra Stella. Ora proprio pubblicata. La tanto maestra Stella. Tengo en el alma, ritmo, ritmo, sabor. Tengo en el alma, ritmo, ritmo, sabor.
Bello Lucia Vieni, che bello venire così. Il ballo per tutti, per esempio, per questa bella signora, un attimo, per questa bella insegnante in pensione, Maria Teresa Frasca. Scusate, un passo indietro. Che vive la sua vita nella famiglia, ma nel ballo, nel teatro, nel mare, con le amiche, insomma, Maria una Teresa, la tua vita, una bella vita, una bella e vita. Spero che il Signore mi sia sempre accanto e sempre che ti conservi sempre così. E la cosa bella è sorridere ogni mattina. È importante alzarsi e dire grazie Gesù, sono oggi di nuovo qua. Brava Maria Teresa, complimenti. Brava Lucia, dove sei? Sono arrivo. Qua Paolo. Arrivo, allora abbiamo chiuso. Niente, volevo solo ringraziarle di cuore, veramente. Brave. Sapete il mio grazie quanto è grande? Non ho altre parole, non aggiungo altro.
Allora, Barbara, bravissima! Come ti senti? La nostra mascotte. La nostra mascotte è nostra comare. Tu lo sai che è nostra comare? Ah, sì? Sì, sì. E Rocco è tuo compare? Sì. E io che sono? Il mio amico. Brava, Lucia, brava. Allora, abbiamo degli attestati di ringraziamento. Abbiamo degli attestati? Sì. Allora, prima che lo dimentico, sì, però io voglio fare un complimento che di solito è difficile che lo faccio. Io voglio ringraziare tantissimo Mirko Amodeo e Franco Cantello per zero errori di tutta... No, non hai detto niente di nuovo perché li ho ringraziati io prima di iniziare la serata. Vabbè, tu è una cosa, io... Tu nella parte finale, nella parte perché finale. Concludiamo la serata con zero errori tecnici. Bravi. Anche Onda 2 TV che oggi abbiamo... Abbiamo superato un bel po' di visualizzazioni. Sergio, puoi venire? Allora, puoi venire alla rappresentanza della confraternita? Allora, mettetevi un attimo, mettetevi tutti incolonnati, tutti incolonnati, che fra un po' c'è la premiazione. Allora, prepararsi tutte le associazioni. Vai Franco. Allora, prego le associazioni. Mettetevi, venite avanti, viene Carmelo. Allora, i contratti del consiglio di amministrazione presenti, potete venire sul palco. Sistematevi qua. Siete invitati, prego. Allora, potete venire anche più avanti, anche più avanti. Se ci sono dei contratti del consiglio di amministrazione, siete invitati a venire sul allora, palco. Allora, le altre associazioni, prego. Le altre associazioni. Allora, tutti qua sopra il sagrato per la consegna degli attestati, quindi tutte le associazioni, sistematevi proprio per gruppo. Potete anche qualcuno scendere dallo schermo, magari vi sistemate qua? Va bene così. Allora, vediamone uno, lo facciamo vedere al pubblico, Lucia. Allora, ve ne leggiamo uno. Permette questo ballo? È il titolo dello spettacolo che Rocco, direttore artistico, ha voluto. Attestato di partecipazione, rilasciato ad associazione quella che è, si ringrazia per la preziosa collaborazione. Mazzarino, 15 settembre 2023. E allora consegniamo gli attestati per associazione. Consegna il presidente della confraternita. L'associazione Hauser. Associazione Hauser di Riesi. Venga il rappresentante. Un applauso. Consegna Sergio Toscano. Andiamo avanti Lucia con... Lucia andiamo avanti. Associazione New Dance di Riesi. Consegna il componente, uno dei componenti del consiglio d'amministrazione della confraternita, prego. Associazione La Cometa di Riesi. Consegna altro componente, Michele, della confraternita. Vai. E ancora? Certo. Allora, buonasera a tutti. Grazie per l'invito all'associazione La Cometa. Vi giunga... Dite espressione sincera della nostra riconoscenza verso la nostra ospitalità. Infiniti ringraziamenti vanno al dottor Sergio Toscano,
al consiglio direttivo insieme al parroco Dollino Mallia per la stupenda serata. Grazie, grazie, buon divertimento. Grazie a voi, bravi. Ecco, e siamo, Lucia, all'associazione. All'associazione del Sole, Hauser Mazzarino. Consegna, prego, Faraci. Dov'è il rappresentante? Ecco qua. Giulio, Carmelo Giulio. E siamo ora all'associazione Dance Maria di Enna. Consegna Gabriele. Vieni Gabriele. Dov'è il rappresentante? Dance Mania. Ecco che arrivano. Qua, qua, Gabriele, qua. Qua, fallo qua. Prego, ecco. Poi ci dai la... Si fa così, Gabriele. Guarda, te lo insegno, vieni. Allora, questi sono per voi. Complimenti. E poi si fa così. Complimenti, complimenti. Ok, Gabriele? Associazione Bene. Voglio Vivere Così di Caltanissetta. Consegna sempre Sergio, Sergio Toscano. Anche col cagnolino, bellissimo. Ti piace? E allora, signori, siamo ora al riconoscimento. I riconoscimenti sono grandi per tutti. Questo è un pezzo di carta che non ha valore, però ha un valore affettivo, emozionale, un valore di riconoscimento con il cuore da parte dell'organizzazione. Questa volta invece sarò io a dare questo riconoscimento alla scuola di ballo di Rocco e Lucia. Facciamo ancora un grosso applauso. Rocco, dove sei? Rocco, vieni. Allora, ritirano direttamente gli allievi perché è a loro che va veramente il merito di tutto questo. Ecco, a voi tutti. Sempre. Ecco, metteteci la mano tutti, la consegniamo a ciascuno, tutti, toccate questo riconoscimento. Bravi, complimenti, complimenti. E attenzione! E questo è per Barbara! Attenzione per Barbara! Oh! Guardate che copona! Allora, Giulio! Eppure l'attestato! Eppure l'attestato! Abbiamo anche un'altra consegna! Questo è per Luigi. Viene Luigi. Donato dall'Associazione del Sole. Un bel applauso a Luigi. Consegna il maestro Carmelo Giulio. Bravo Luigi. Bravo, bravo. È felice, è felice. Bravo. Questo è il ballo. E poi abbiamo... no, io questo non lo posso dire. Lucia, dillo tu. Dillo tu. C'è incompatibilità per me. Rilasciato ad Onda 2 TV. Salvatore Di Salvo. Salvatore Di Salvo. Magari glielo porto io. Un applauso a Salvatore Di Salvo, al figlio Carmelo Di Salvo e a Salvatore di Butera. Complimenti, auguri, auguri. Grazie. Allora, questa attestata invece va a Techno Sound and Light di Amodeo. Oh, grande service. E grazie sempre. Vieni, vieni, vieni. Ritira qua. Piero, vai. Un applauso a Piero. Piero e Mirko, eccoli qua, grazie ancora. Bravi, bravi. Complimenti. Abbiamo finito. Questo attestato va al grande giornalista Paolo Bagnani. Prego. Sono onorato, davvero sono onorato di questo riconoscimento e di questo attestato. Ma la cosa più bella, ci siamo divertiti, Lucia, anche noi. Allora Paolo, un'altra cosa. È venuto una scuola di San Martino che non ha potuto partecipare, però hanno detto vi vengo a vedere. Grazie onorati per la vostra presenza. Grazie, grazie San Martino. Io sono fatta, beh, bene,
Ringraziamo allora tutti, adesso ci mettiamo, se il DJ ci mette una pizzica, che ci mettiamo tutti in vista, facciamo la pizzica, la pizzica. Allora adesso DJ, allora una pizzica, che facciamo un riempivista, prepariamoci tutti per la pizzica, vediamo se il DJ ce la riesce. Ora poi la faccio. Allora DJ, allora tutti e allora un ringraziamento va anche ai locali, ai pub di Manzanino, che stanno svolgendo questo servizio, perché stare qui magari uno prende una birra, una Coca-Cola eccetera. Facciamo un applauso ai pub di Manzanino, che sono Flamingo, poi abbiamo 24 ore, 900, chi c'è poi? Pitino, Gran Caffè Pitino, grazie! Vai con la pizzica! Oh. E io non so se parlare! Anche voi potete parlare! Possiamo aumentare quel volume, regia!
Ferrari. Muy
move your body. Grazie, ciao a tutti, buonanotte, ciao, ciao.